Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti. Ebbene, oggi parliamo del Nintendo Switch Online. E allora andiamo subitissimo a parlarne. Ebbene, che cos'è il Nintendo Switch Online? È un servizio a pagamento per chi ha Nintendo Switch, che si può fare ma anche non si può fare. Ma se volete addentrarvi nel Nintendo Switch Online dovete sapere una cosa, o se volete acquistare la Nintendo Switch dovete sapere una cosa: il Nintendo Switch Online ha varie cose. Vi dà l'opportunità di giocare online con i vostri amici, perché se non avete il Nintendo Switch Online non potete giocare ai vostri giochi, quelli che vanno online, che si può giocare online con gli amici. Se non avete Nintendo Switch Online non potete. Seconda cosa, avrete in esclusiva, solo per chi ha il Nintendo Switch Online, due app che non sono proprio app ma sono dentro, e ci sono dei giochi del NES. Propriamente avrete un quadrato che vi potrete scaricare da Nintendo Shop, dove hanno dentro i giochi del NES, ma più anche quelli del Super NES. Troverete dentro tutto il catalogo, una lista intera di giochi che ha scelto Nintendo di mettere del NES e del Super NES. In più avete anche i salvataggi in cloud, perciò se dovrete prendere un'altra console avrete i salvataggi, potrete trasferirli senza star lì a mettere una, trasferire di qua e di là. Col cloud gaming potrete subitissimo, basta che avete internet, scaricare i vostri dati. Il cloud è come dalle altre parti, il cloud è quello. Offerte esclusive tramite My Nintendo o Nintendo Store. My Nintendo Store, avrete delle promozioni esclusive, offerte. In più avrete anche l'accesso con l'app dello smartphone per parlare con i vostri amici che hanno il Nintendo Switch Online. In più adesso si è aggiunto anche il Nintendo Switch Plus. Nintendo Switch Online Plus è un'aggiuntiva che è stata messa da poco, ed è all'interno abbiamo i giochi del Nintendo 64, che sempre una lista, avrete una app apposita da scaricare da eShop sulla Nintendo Switch, dove avrete dentro tutta la lista dei giochi del Nintendo 64, quelli che ha scelto sempre Nintendo, perché tot mesi vi dà vari giochi del Nintendo 64. Ma più abbiamo anche il Sega Mega Drive, i giochi del Sega Mega Drive, davvero davvero ottimi e belli. In più, per chi ha anche Animal Crossing New Horizon, avrete Happy Home Paradise, dove potrete giocare a arredare le vostre case dell'isola. Un'aggiuntiva che si mette per chi ha il pacchetto Nintendo Switch Online. Per chi ha quello sarà gratuito per voi il Happy Home Paradise, che è possibile anche comprarlo a parte a 24 euro, o se no, se avete già il Nintendo Switch Online potrete averlo gratuitamente. Il costo sale di pochissimo. Se lo fate adesso avrete uno sconto per quanto manca, per quello che avevate fatto, quello base, quanto manca alla fine dell'anno, e vi farà uno sconto. Se no è 39,99 euro, davvero un costo non esageratissimo, però è un costo molto giusto per questi, perché vi sta dando un catalogo di questi giochi, e più vi sta dando anche delle varie cose aggiuntive che potrete sfruttare, come il cloud gaming, che quella è una cosa fondamentale nel
nella Nintendo Switch, perché almeno non avrete quella cosa di star lì mezz'ora a scaricare gli, anche la va scaricare anche il salvataggio. È tutto veloce ed è anche comodo. Ma d'ora andiamo a vedere bene quanto costano tutti quanti i vari abbonamenti, il Nintendo Switch Online da no, il base e il plus. Ebbene, partiamo subito da quanto costano i quello base. Allora, il base costa 12 mesi 19,99, 20 euro ed è ottimo e vi dà tutte quelle cose che vi ho spiegato io. 3 mesi 7,99, sempre il piano è sempre uguale, solamente che cambiano i mesi e cambiano i costi. 3 mesi 7,99, un mese 3,99, però a mio avviso conviene di più il 12 mesi, così non ci state più a pensare e ogni volta fa tutto in automatico lui, basta che lasciate dentro i metodi di pagamento. In più andiamo avanti, il plus, c'è solo 12 mesi e costa 39,99. E questi sono i costi del Nintendo Switch Online, con più anche il plus che è solamente da 39,99, 12 mesi 39,99, 40 euro sostanzialmente. Iscrizione familiare, 12 mesi con il normale è 39,99. Iscrizione familiare plus è 12 mesi a 69,99, iscrizione familiare. Ebbene, in più una cosa fondamentale del Nintendo Switch Online: non tutti i giochi sostengono il cloud gaming e l'online con Nintendo Switch Online. Lo potrete vedere guardando dietro nel gioco. Dietro nel gioco troverete ha bisogno del Nintendo Switch Online. Tipo altri giochi come Fortnite o altri giochi non hanno bisogno del Nintendo Switch Online, perciò potrete giocare senza Nintendo Switch Online. Soprattutto i giochi Nintendo, tutti vogliono il Nintendo Switch Online, che sia quello base o che sia quello plus, non cambia niente. Se avete anche solo quello base va benissimo, per se volete fare quello base va benissimo, per solo l'online va benissimo. Poi in più nel Nintendo eShop avrete delle cose esclusive che potrete scaricare gratuitamente per chi è solo con questo abbonamento Nintendo Switch Online. Ebbene, cosa vi devo dire d'altro? Niente, questo era un attimo per fare un check che mi avevate chiesto, di sapere che cos'è il Nintendo Switch Online, di spiegarlo bene, e questo è quello che vi ho voluto spiegare del Nintendo Switch Online. Non si sa se in futuro cambierà qualcosa, ma per ora è così ed è così. Perciò con questo è tutto, amici nintendari, grazie di averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e per sostenere un video mettere un bel pollice in su, e ragazzi nintendari ci vediamo alla prossima, come sempre, sempre e soltanto Nintendo, ciao!